ancora in diretta da Piazza del Popolo in compagnia di Pierluigi Castagnetti, una piazza questa di tanta allegria, tanta musica, una piazza di protesta ma anche di proposta, ma anche la musica che fa da collante, quindi l'allegria anche di questa piazza, la gioia di guardarsi in faccia e sapere che c'è la consapevolezza che si vuole cambiare pagina a questo paese. Una giornata comunque sia di allegria, quindi come valuta, come considera tutte queste persone che vengono in piazza, la motivazione di questa rabbia che comunque alla base c'è? Beh sì, ma c'è allegria, gioia di ritrovarsi insieme, ma c'è anche molta indignazione. È una piazza seria, è una piazza che sa che il momento che stiamo vivendo è un momento tragico per il paese, assolutamente difficile per la nostra democrazia. C'è questa consapevolezza e a me pare sia importante in un giorno di piena campagna elettorale dove tutti i candidati del Partito Democratico sono impegnati in ogni provincia italiana a fare campagna elettorale in migliaia di manifestazioni. Siamo riusciti ugualmente a riempire questa piazza. Non siamo riusciti solo noi, il popolo è venuto spontaneamente appena ha sentito dire che c'era questa manifestazione, e così come a Roma, anche a Milano, a Venezia, a Potenza. E quindi è una giornata in cui il popolo italiano dice che non accetterà, non sarà disponibile a altri oltrepassamenti di linee che non possono essere oltrepassate, perché con questo decreto salvalista il governo, la maggioranza, ha oltrepassato un limite che nelle democrazie tutti avevano sempre rispettato, il limite che divide il tempo normale dal tempo delle elezioni, cioè della fase preelettorale, e sono intervenuti in quest'area sacra per la democrazia con un provvedimento che ha violato la legge, che ha forzato la legge per favorire una sola lista, quella del Presidente del Consiglio. La gente è realmente indignata. Io lunedì sera, il giorno dopo l'uscita del decreto, ero in una piazza piena a Modena dove non abbiamo faticato a organizzare, perché la gente si è trovata spontaneamente, è una settimana che la gente reagisce, ma reagisce anche perché Berlusconi ha imprigionato, ha sequestrato la politica non riesce più a parlare dei problemi della gente perché è condannata, è costretta a parlare sempre delle cose che interessano lui. Purtroppo noi parliamo d'altro, ma i media ci costringono a parlare del legittimo impedimento, del processo breve, delle intercettazioni, dei guai giudiziari del Premier, e la gente sta soffrendo una serie di problemi e di difficoltà. Se io penso che fra un mese e due mesi scadranno centinaia di migliaia di casse integrazioni e non c'è stata la possibilità di proseguire il trattamento di casse integrazione perché il ministro del Tesoro ha bloccato quella che era una volontà unanime del Parlamento, e noi di queste cose non riusciamo a parlare. Ancora adesso siamo stati bloccati dai precari della scuola che sono in una situazione disperata, ma di questo non si può parlare, perché dobbiamo parlare delle nefandezze che appunto questa maggioranza tutti i giorni mette sul tavolo della politica. Ha sequestrato veramente, dopo avere rubato agli italiani il diritto di votare, diritto di scegliere i propri rappresentanti con una legge elettorale vergognosa, adesso sta sequestrando anche la politica, anche le campagne elettorali. Castagnetti, una domanda. Si era detto, insomma, questa manifestazione è una manifestazione indetta dalle opposizioni, una piattaforma unitaria del centro-sinistra, si è detto che i popolari non sarebbero stati presenti in questa piazza, vediamo che invece è il contrario. Ma io sono stato l'ultimo segretario del Partito Popolare, sono ancora il presidente dell'Associazione dei Popolari, non ho mai avuto dubbi di essere presente oggi. Ripeto, ho cominciato lunedì io a fare manifestazioni su questi temi. I popolari sono qua, qualcuno è impegnato in campagna elettorale altrove, ma quelli che hanno potuto venire sono venuti qua. Insomma, anche i popolari contro i trucchi per le regole, per vincere, per queste regionali. Ma mi sorprendo, se è possibile, della domanda. Io stesso ho letto sui giornali di dubbi sulla mia partecipazione, addirittura il TG1 oggi ha detto che non sarei stato presente.
Ma insomma, non so dove abbiano preso questa notizia, è una cosa folle. Invece lo diciamo, Pierluigi Castagnetti è qui per protestare, ma per sentire anche tanta bella musica, quindi ridiamo, restituiamo la linea al palco, grazie.